AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale LOL Milanisti Official. E se ve lo state chiedendo, sì, ho la maglietta sporca perché 40 secondi fa, prima di iniziare a girare questo video, mio figlio mi ha tirato addosso. Stavo mangiando l'uva e me l'ha tirato addosso e mi sono sporcato qua. Vabbè, fa niente, tanto siamo in famiglia e siamo tra amici, quindi non c'è nessun problema. Allora, bene ragazzi, bene, molto contento oggi finalmente, come vi dicevo già ieri, oggi finalmente riparte la Serie A, quindi torniamo a giocare, a parlare di calcio giocato. Ieri qualcuno mi ha detto, sì Lollo, però critichi il calciomercato ma poi ce ne parli. E ragazzi, di che cosa volete che parlava, cioè, di che cosa si poteva parlare? Cioè, se volete, non so, cioè, ci mettiamo a parlare di fisica quantistica, ci mettiamo a parlare di quanto oramai sia diventato impossibile ridurre la dimensione dei transistor e quindi si debba passare obbligatoriamente alla fisica quantistica e quindi ai computer quantistici. Se volete ci mettiamo a parlare anche di quello, sono preparato anche su quello, non c'è nessun problema a parlare dei qubit. Bene, allora, oggi parliamo ovviamente di calciomercato, parliamo della partita che ci aspetta, comunque partita che ci aspetta lunedì, dove l'unico dubbio potrebbe essere in difesa. Ma ci potrebbe anche essere un dubbio su quello che è l'attacco. Molto contento della conferenza stampa, ho appena finito di vedere la conferenza stampa di Florenzi, magari parliamo anche di quello velocemente, mi ha fatto una buonissima impressione. Ma prima volevo leggervi una cosa, anzi facciamo così, andiamo in sigla così almeno ci... Allora ragazzi, lo sapete che il video del sabato è diverso rispetto a tutti gli altri video della settimana, è un video molto più discorsivo, molto come se fossimo di fronte ad un caffè tra amici a parlare di calcio e a parlare di Milan. Quindi facciamo una cosa, andiamo in sigla così poi ho tutto il tempo a disposizione per farvi tutti i miei discorsi. Vi devo il discorso del trequartista. Adesso cerchiamo di capire insieme, in base a delle cose, cerchiamo di capire insieme perché il Milan ha atteso fino ad oggi per andare a acquistare il trequartista. Ne parliamo subito dopo la sigla. Vi chiedo la cortesia, non vi costa assolutamente niente, vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video. Qua sotto c'è il tasto iscriviti per chi non si è ancora iscritto al canale, quei pochini che ancora non sono iscritti al canale, non è vero, siete in tanti ragazzi, più del 60% delle persone che guardano i miei video, delle 5.000 persone che ogni giorno guardano i miei video, più del 60% non sono iscritti al canale. Ma cosa vi costa raga? Qua sotto il tasto iscriviti, mettete la campanella così almeno vi arrivano le notifiche quando pubblico un video. Quindi fatelo adesso. Adesso vi guardo. Fatelo adesso, iscrizione al canale, andiamo in sigla. 1, 2, 3, sigla. Oh, se ve lo state chiedendo, sì, ho flexato la mia, la mia fisica quantistica. Allora, facciamo i seri un attimo. Allora, Vi leggo una mia risposta che ho dato ad un utente. L'utente ha criticato l'ingaggio di Pellegrini, ha criticato, insomma, mi ha tirato fuori la solita storia del ma il Milan quest'anno in questo momento è meno forte del Milan dell'anno scorso. Quindi ho cercato in un discorso che adesso vi leggo di racchiudere un bel po' di notizie che mi sono arrivate un po' da tutte le parti. Allora, innanzitutto parlando di Pellegrini, e ho scritto molto bene dal mio punto di vista l'acquisto di Pellegrini. Ripeto, che Dio per una volta ce la mandi buona. Parto dal fatto che questa persona criticava la possibilità che Ibra si faccia male, Giroud si faccia male e anche arrivi il turno di Pellegrini e anche Pellegrini è rotto e io gli rispondo. Non è così, hai come attaccanti anche Leao e Rebic. Che poi Rebic e Leao non siano degli attaccanti dei 9 puri è un altro discorso, però a livello numerico comunque vada, in caso di necessità tu hai sia Leao che Rebic che possono fare questo ruolo. Quindi non è che se si dovessero far male i due totem davanti rimani solo con il solo Pellegrini. Per il discorso soldi, e attenzione perché questo è importantissimo, per il discorso soldi inutile star qui a discuterne ancora. Ma ci siamo, per il discorso soldi, inutile star qui a discuterne ancora, ma ci sono tantissimi discorsi dietro al solito abbiamo perso i giocatori e zero, che ne spiegano chiaramente le scelte da parte del Milan e il perché si è arrivati a perderli a zero. Confido che il tempo darà delle risposte pubbliche che possano conoscere tutti, poi eventualmente ne riparleremo.
per gli altri soldi spesi, e mi riferisco ai soldi della Champions League, sono stati i primi soldi andati via, perché sono quelli spesi per Tomori, Tonali e Maignan. Quindi tutto il resto, fatto dalla dirigenza del Milan, andava fatto come lo stiamo facendo, e qualcuno di voi mi potrebbe obiettare. Lollo, vuol dire che lo stiamo facendo spendendo il meno possibile. Sì. Sì, ragazzi, sì, spendendo il meno possibile, cercando di massimizzare quelle che sono le spese. Cioè, io spendo e spero di portare a casa il miglior giocatore possibile. Quando mi permetto di fare questo discorso, anche qua su YouTube, qualcuno viene sempre fuori la storia che io difendo a prescindere la società. Ma vi assicuro che non è sicuramente così. Chi mi conosce, mi segue da tanti anni, sa che io sono stato molto critico, soprattutto con le società precedenti. Oggi, senza andare troppo per le lunghe, vedo una società che sta facendo fronte alle spese e sta mettendo in condizione la società di onorare ogni spesa, cosa che non sta succedendo in altri lidi. E sul mercato ha continuato a fare né più né meno di quello che stavamo facendo gli altri anni, cioè, come vi dicevo prima, massimizzare le spese. Il bilancio il prossimo anno dovrebbe riportare una perdita di meno 50% rispetto al precedente, quindi parliamo comunque sempre di una cifra di perdita intorno ai 100 milioni di euro. È questo che cerco di far capire in ogni mio video, ma tutte le volte c'è sempre qualcuno che mi dà dell'aziendalista. Non è che i soldi sono infiniti, i soldi ci sono, ma però vanno spesi nel modo corretto. Ora mi aspetto che il mercato venga portato a termine. Manca l'appello un giocatore, e cioè il trequartista. Adesso ne parliamo. Se non dovesse arrivare, aperta parentesi, che Dio non voglia, vuol dire che non era stato possibile prenderlo, e ce ne faremo una ragione. E come abbiamo sempre fatto, tiferemo i giocatori che abbiamo in squadra. Spero, finisco il concetto che ho scritto, spero con queste righe di aver chiarito in modo definitivo quello che è il mio pensiero. Ora vi leggo un'altra cosa, sempre legata al discorso generale. Oggi vi devo questo discorso sul trequartista. Praticamente, tralasciando le solite squadre, tutto il mondo calcistico quest'anno, conti alla mano, ha mosso un settimo dei soldi rispetto agli anni precedenti, e stanno tutti i maggiori club mondiali stanno aspettando settimana prossima, quindi la settimana che arriva, per fare delle operazioni a prestito gratuito. In Italia l'Inter ha smobilitato, la Juve ha comprato con pagamenti lunghissimi, e i soli due acquisti fatti e ci sono tante squadre ferme a zero come operazioni di mercato in Serie A. In tutto questo, comunque vada, c'è il Milan che, anche se a qualcuno dispiace ammetterlo, ha messo sul piatto tra i 60 e i 70 milioni di euro. E non è finita qui. Ha riscattato Tomori e Diaz, acquistato il miglior portiere di Francia, rinnovato il prestito di Diaz e coperto buona parte delle lacune dello scorso campionato con fino ad oggi 8 acquisti. E qua arriviamo alla cosa fondamentale. Rimane il trequartista. Pedina fondamentale. Se il gioco dovesse rimanere il 4-2-3-1, perché, attenzione, si potrebbe anche scegliere di andare su un 4-4-2, già provato e visto l'anno scorso nelle ultime tre partite di campionato. E quindi a questo punto non si cercherebbe più un centrocampista, non si cercherebbe più un trequartista, ma un centrocampista altamente tecnico che sappia salire e fare anche da regista avanzato. Qualcuno di voi forse nelle orecchie ha sentito il nome di Adli. Spero che con questa che si metta fine alla storia del "e non prendiamo mai nessuno" e "noi che abbiamo preso" o le solite stupidate della rosa più scarsa dell'anno scorso. I numeri sono lì, sono solo da leggere. La campagna acquisti, se si dovesse ultimare con l'arrivo di Adli e Baka, si chiuderebbe con 10 acquisti, ma questa volta fatta bene e senza cose formali. Anche qua penso che più chiaro di così io non potevo essere, quindi che cosa raggruppo ancora, perché poi quando dico tante parole magari qualcuno mi capita di leggere i vostri commenti che dice "Lollo, però mi sono perso nelle tante parole, non sono stato bene attento nelle tante parole". Io che cosa continuo a dirvi, ragazzi? Che il trequartista, dal mio punto di vista, si farà, arriverà il trequartista. Se il trequartista non si farà, vuol dire che arriverà un centrocampista di qualità che può fare il trequartista, perché, come vi dicevo prima nell'ultimo mio pensiero,
Già l'anno scorso, a fine del campionato dell'anno scorso, abbiamo giocato con un 4-4-2, dove il turco non giocava da trequartista, ma giocava di fatto, tra virgolette, sulla linea dei centrocampisti. Quindi un finto trequartista che aveva anche, ma soprattutto, compiti da centrocampista. Quindi può darsi che il Milan, non lo so ragazzi, questa è la mia opinione personale, può darsi che il Milan scelga di non prendere il trequartista, ma di andare a prendere un centrocampista che sappia fare anche l'impostazione in avanti, cioè quindi che sappia fare anche il trequartista. Poi ragazzi, siamo qua, manca una settimana, se tra 3 giorni mi arriva Vlasic, io sono contentissimo, Pioli è contentissimo e siamo qua a stappare le bottiglie, perché il nostro mercato in questo momento è un mercato che io posso valutare dal mio punto di vista, poi potete anche non essere d'accordo, un mercato che in questo momento potrebbe essere da 7-7,5, nel caso dovesse arrivare anche il trequartista diventerebbe da 8, nel caso dovesse arrivare il trequartista e l'esterno destro diventerebbe un 9 pieno. Ovviamente ragazzi, si sta facendo quello che si può, cioè io quando dico questa cosa qua qualcuno di voi si arrabbia, anche quando la dico nelle dirette sul canale Viola qualcuno si arrabbia, ragazzi, ma io preferisco che il Milan faccia un acquisto sensato senza andare a buttare via i soldi e poi tra un anno, 2 anni, 3 anni siamo ancora qua che possiamo parlare di Milan, ok? Piuttosto che il Milan faccia un salto nel buio, andare a comprare un giocatore da 80 milioni che poi magari si rivela un giocatore non adatto e tra 2 anni siamo qua a piangere, come sta succedendo da altre parti, siamo qua a piangere, a vendere metà squadra perché non riusciamo a pagare gli stipendi. Quindi il mio ragionamento è questo. Poi lo so che qualcuno di voi non accetta quando io dico queste cose. Ragazzi, ognuno è liberissimo di pensarla come cavolo vuole. Io voglio il trequartista, io voglio l'esterno destro, ma mi fido di chi sta facendo i conti. Se chi sta facendo i conti mi dice: Lollo, non possiamo prendere il trequartista da 50 milioni, ma neanche da 30, e non possiamo prendere l'esterno destro da 30, 40, 50 milioni perché i conti non ce lo permettono, perché sennò poi dopo i conti non vanno più bene, vuol dire che non si può fare. Possiamo eventualmente criticare questa cosa. Possiamo, so che va di moda, no? In altri canali, qua su YouTube, criticare qualsiasi cosa succede, criticare la società, criticare addirittura anche me perché mi permetto di dare queste opinioni. Ragazzi, ognuno è liberissimo di andare a ascoltare chi meglio preferisce. Potete andare ad ascoltare chi grida e bestemmia tutto il giorno e insulta la società. Io sono fatto così, non ci posso fare niente. Un saluto a tutti, forza Milan, ci vediamo domani che è domenica. Un saluto, tra l'altro ricordatevi che alle 18 dobbiamo buffare l'Inter. A proposito, un saluto di forza Milan e vada via il Kill Inter. Ciao ragazzi. Ciao.